Ok, allora buonasera a tutti. Siamo come ogni giovedì sera di nuovo qui. Credo che ancora qualcuno debba venire. Siamo ancora con poche persone. Noi siamo arrivati all'ottava presentazione di queste dirette Ismult, quindi siamo molto felici. Stasera festeggiamo i 2 mesi dall'iniziativa che abbiamo portato avanti. Devo dire che ci sta dando grandissime soddisfazioni in termini social. Abbiamo avuto quasi 30.000 contatti, condivisioni e quindi tutto sta andando molto bene da questo punto di vista. Credo che gli argomenti siano stati tutti quanti molto interessanti. Stasera abbiamo un argomento veramente interessantissimo, soprattutto molto hot da tanti punti di vista, e parleremo, diciamo, della Tegar terapia. Io vorrei presentare chiaramente Roberta, che ormai è il nostro volto fisso, diciamo, per le dirette Ismult. Quindi buonasera Roberta, grazie Buonasera, per darci professore. sempre Buonasera. una mano. E poi dopo, ovviamente, stasera devo presentare una persona che il professor Calogero Foti, che è il direttore di cattedra della fisiatria di Tor Vergata. Ovviamente io sono affezionato al professore per tante ragioni. Prima perché fino a un anno fa collaboravamo all'interno di Tor Vergata e abbiamo fatto per tantissimi anni molte cose. Poi devo dire che mi ha anche insegnato molte cose all'interno della fisiatria. Devo dire che il professor Foti è comunque un membro del direttivo della Ismult, e quindi fin dalla fondazione della Ismult è stato sempre attivo nella partecipazione, ma effettiva e importante, di tutte le iniziative che abbiamo avuto in questi 10 anni. E quindi veramente il mio ringraziamento è doppio, triplo, e quindi, diciamo, sono molto contento e onorato che abbia accettato l'invito. Che abbia proposto soprattutto questo argomento. Non è che io lo inviti più, perché il professore, ovviamente, se inizia, fa delle iniziative importanti senza che io lo inviti, non c'è bisogno che io lo inviti. Prof, quindi io la ringrazio di tutto e le do diciamo, stiamo incominciando a salire con i contatti della diretta, quindi se lei ci può introdurre, prima di condividere la presentazione, un attimino l'argomento e perché abbiamo scelto questo argomento. Grazie, grazie Francesco. Intanto è un mio piacere e un mio onore essere moderato da te. E quindi Non credo che esageriamo. la verità per tanti motivi, lo sai quanto ti stimo, ma a parte questo ritengo utile sottolineare quanto la Ismult come società italiana e come società internazionale sia una delle società più vive, più giovani, più stimolanti nell'ambito dell'ortopedia, della medicina dello sport e della fisiatria, e non solo ovviamente di queste discipline. E quindi è una società a cui, secondo me, chi è curioso e chi ha interesse nell'ambito del muscolo, del tendine, del legamento, ma anche se vogliamo dell'articolazione, può iscriversi e anche consultare quella rivista veramente interessante che è l'MLTJ, che è una rivista indicizzata che oramai sta nel panorama internazionale, ha conquistato nel panorama internazionale veramente un posto di rilievo. Quindi grazie a te che sei il fondatore della società, grazie per avermi voluto, grazie per avermi invitato. Il tema appunto è la TECAR, già il nome di per sé TECAR terapia può suscitare polemiche, cari ascoltatori, che saluto tutti. E quindi sarà veramente interessante discutere insieme a voi di questa metodica, interessantissima per la verità, di questa metodica e cercare di capire insieme a voi come utilizzarla nel vostro futuro e nel vostro presente sui pazienti che vi verranno. Che verranno alla vostra attenzione. Io passerei alle slide, se Sì, sei d'accordo, Francesco. Passo in Roberta, se puoi. Perfetto.
in modalità presentation. Ecco, il titolo è TECAR Terapia, corretta indicazione modalità d'uso. Ringrazio la dottoressa Acostantine Sei e la dottoressa Tumbiolo. Vi ricordo, tutti e tre non siamo italiani, perché io sono siciliano come la Tumbiolo e la Costantine Sei è rumena, quindi anche in questo caso sfioriamo la Sicilia, l'Italia, ma non la colpiamo appieno. Naturalmente sto scherzando. L'università dove lavoro è l'Università di Tor Vergata. Pregherei tutti coloro che, se dovessero seguire questa diretta dall'estero, di inviare una mail a foti@med.uniroma2.it. Questo lo chiedo solo e soltanto per un interesse ISMUT, perché abbiamo saputo che alcuni ci hanno seguito dall'estero, naturalmente persone che conoscono l'italiano, ma l'italiano, sapete, è molto diffuso, per esempio in Grecia o anche in Romania o anche in altri paesi, e in Albania, ad esempio, dove noi abbiamo studenti, e quindi che saluto, e quindi ci farebbe piacere avere un ritorno di coloro appunto che ci seguono dall'estero. Dunque, cerchiamo di comprendere qual è l'indice della mia presentazione. Ma prima dovrò fare necessariamente una revisione storica della diatermia. Poi parlerò di biofisica, del meccanismo d'azione, delle applicazioni terapeutiche e quindi delle controindicazioni, dei limiti e degli effetti collaterali. Bene, partiamo dalla revisione storica. La revisione storica è importante perché già il termine TECAR, come sapete, sta per terapia con diatermia capacitivo-resistiva. Quindi ha delle similitudini con la diatermia, mi verrebbe da dire con la vecchia diatermia. E vediamo un po' di fare appunto un excursus che ci porta dai tempi in cui vengono un excursus molto rapido, intendiamoci, dal momento in cui vengono scoperte o, come dire, teorizzate le onde elettromagnetiche fino ad arrivare alla diatermia capacitivo-resistiva. Come sapete, Hertz, attorno agli anni, dalla metà dell'Ottocento, dimostra la teoria delle onde magnetiche. Poi un altro genio, l'ingegnere Nikola Tesla, che in realtà serbo-croato, nel 1890 uno crea un generatore ad alta frequenza per correnti elettriche ad alta tensione. Qui nell'immagine vedete una di queste scariche determinate da questi generatori ad alta frequenza. Ma il vero artefice dell'uso delle correnti ad alta frequenza per scopi terapeutici, il primo, fu nel 1892, scusate l'errore, fu Jacques-Arsène d'Arsonval, che appunto a fine secolo iniziò ad usare le correnti ad alta frequenza nella terapia delle patologie di pelle e mucose. E d'Arsonval, come vedete nelle immagini, faceva degli esperimenti molto molto pratici, molto divertenti. Vide per esempio che questa corrente aumentava la temperatura la temperatura interna del proprio corpo, questo tipo di corrente, di scarica, e che dopo un po' si aveva un aumento della sudorazione e un arrossamento cutaneo. Come vedete, lui proprio nell'immagine che prova di per in corpore vidi questo tipo di studi. A questo punto Carl Franz Nagelschmidt nel 1907 conia per primo il termine diatermia, che vuol dire calore attraverso, cioè di produrre calore all'interno della struttura corporea. Sappiamo che c'è un riscaldamento esotermico, un riscaldamento endotermico, cioè un riscaldamento che viene determinato all'interno del nostro corpo. Quindi la diatermia viene definita come una corrente elettromagnetica ad alta frequenza utilizzata per generare calore negli strati tissutali più
profondi. Beh, io per spiegare meglio questa, il significato di questo termine, vi ricordo la famosa patata che mangia Fantozzi nel mega galattico ricevimento e che gli causa delle violente ustioni, perché la patata, che sembrava fredda in superficie, in realtà era bollente all'interno e quindi era stata riscaldata al microonde, che non è altro che una diatermia. Nagelschmidt parla di questa metodica su diversi lavori molto molto ben, devo dire, molto, molto ben pubblicati. Tra l'altro, nel 1929 questo tipo di diatermia è utile addirittura al re d'Inghilterra, Giorgio V. E d'altronde, in quel periodo, l'elettrologia, io ho avuto il piacere e l'onore di avere tra le mani dei libri dell'Ottocento di elettrologia, era come un po' l'informatica di oggi, cioè in quel periodo si credeva che l'elettrologia potesse e cambiare il mondo, cosa che probabilmente per certi versi ha fatto. E quindi Nagelschmidt, attratto da questa scienza, iniziò a pubblicare e a costruire diverse macchine. Qua vedete le famose placche condensatori con le quali io ho iniziato a lavorare nei miei primi anni di specializzazione, e quello che si che sperava di indurre era una vasodilatazione nei tessuti interni sfruttando l'aumento di temperature, l'aumento di temperature causato dalle placche che fungevano da condensatori. Guardate il gioiello che erano questi sistemi all'interno, erano veramente dei gioielli tecnologici. E questo è lui, questa è la moglie, lui era affetto da emicrania, lei era affetto da dolore di spalla. Pubblicazione veramente straordinaria anche questa. E queste, che ricorda in un articolo del 29, descrive i benefici della diatermia, che poi vedremo, ma la cosa più straordinaria sono queste pagine. Ringrazio ancora la dottoressa Ciocchetti, che è stata capace di rinvenirle, dove parlava della diatermia come utile nella cura delle borsiti, dell'isteria, delle infezioni, dell'influenza, delle danni all'articolazione del ginocchio, di danni a livello del gomito, e vedete che per ognuna delle articolazioni, nei tic dolorosi, addirittura nel cancro linguale e nella sclerosi multipla, nella spalla e così via. Pensate un po' quanto lavoro c'era dietro a questi primi passi dell'elettrologia, a questi primi passi della diatermia, dietro alla quale vi era una grossa corporazione che era quella della General Electric. Bene, adesso facciamo un attimo, ritorniamo ai tempi un po' più recenti. Io non ho mai lavorato con la diatermia ad onda lunga, perché onda lunga in realtà, gli apparecchi ad onda lunga già nel 1980, 1990, non venivano più utilizzati. Si preferiva utilizzare la diatermia ad onda corta, oppure ancora la diatermia a microonde. La diatermia a microonde non sfruttava altro che i sistemi proprio tipici, appunto, dei microonde che noi utilizziamo in cucina. E in questo caso la diatermia a microonde dava più che altro un maggiore aumento di temperatura a livello della cute e del grasso sottocutaneo, e quindi prevalentemente l'aumento della temperatura era maggiore, non proprio al centro della zona irradiata, ma piuttosto in superficie. Quindi anche questi sistemi, che ancora però si trovano nel mondo, sia il microonde sia quella ad onda corta, furono un po' messi da parte. E quali erano però i motivi per cui, questa è una pubblicazione americana, per cui veniva utilizzata la diatermia? Perché sembrava ridurre il dolore, alleviare gli spasmi muscolari, ridurre le contrazioni dei tessuti molli, risolvere l'infiammazione e favorire la guarigione. Questo è Harvey Pollack nel 1957, che su un'ottima rivista segnala quali interventi potessero essere utili e potessero ottenersi dall'uso della diatermia. Bene, veniamo ai giorni nostri. Questa è una
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche che ad oggi sono state pubblicate sulla letteratura scientifica indicizzata. Sottolineo, per esempio, diverse sono di autori italiani, tra cui ricordo quella di Ronconi, per esempio, del gruppo del Gemello, anche quella di Costantino, che ha pubblicato un lavoro in cui paragonava la cryo ultrasound therapy nella tendinosi dell'atleta. Devo dire, lentamente negli anni sono realmente aumentate, anche quella di Saggini, naturalmente, del gruppo di Saggini, altrettanto importanti. Come potrete vedere, le pubblicazioni indicizzate si sono moltiplicate proprio in questi ultimi 10 anni. Quindi questa metodica dopo un certo periodo di uso, tramite il quale si è visto che effettivamente era una metodica utile alla cura sto parlando in questo momento della diatermia capacitivo-resistiva, ovviamente, non più della diatermia. Ecco, dopo un certo momento in cui si è visto che la diatermia capacitiva-resistiva poteva essere utile sulle disabilità che noi generalmente curiamo, da quel momento i ricercatori si sono messi in moto per pubblicare degli ottimi lavori che potessero sostenere la fattibilità o non fattibilità dell'applicazione della ipertermia nella cura dei pazienti. Queste sono tre tesi di dottorato del mio gruppo che sono state dedicate alla diatermia capacitivo-resistiva. Una è di una fisioterapista, Travisi, la seconda è di un altro fisioterapista arabo, Muhammad Wandeh, e la terza di un ingegnere, che è l'ingegnere Chiara Trombetta. Quindi vedete come in realtà questo argomento, cioè la diatermia capacitivo-resistiva, ha da una decina d'anni almeno incuriosito, almeno se vogliamo, sia il medico, sia il fisioterapista, sia gli ingegneri, sia i bioingegneri. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo, prevalentemente lo sviluppo della ricerca è andata avanti su questo macchinario che dà il nome alla TECAR, in realtà, questo macchinario della Unibel, che ha un brevetto internazionale, vinse anche un premio, non ricordo adesso in che anno, un premio Eureka per questa tecnologia. Pur non di meno, esistono adesso anche altre macchine che erogano correnti o comunque correnti elettriche e campi simili a quelli della TECAR originale che questo prodotto. Allora, cerchiamo adesso di entrare alla parte forse un po' più complessa, ma che spero di rendere il più semplice possibile, che è quella della biofisica. Io spero che mi stiate seguendo, che siate in linea. La biofisica, che definizione possiamo dare di questa terapia fisica? È una terapia fisica che, tramite appunto la radiofrequenza, stimola il processo naturale di riparazione e il meccanismo antinfiammatorio dei tessuti danneggiati. Quindi questo lo effettua tramite il trasferimento di energia, che viene tramite corrente elettrica, che sfrutta sia l'effetto capacitivo, e poi cercheremo di capire cos'è l'effetto capacitivo, e sia l'effetto resistivo. Quindi la TECAR, la diatermia capacitivo-resistivo, si compone di queste due grosse caratterizzazioni, di questi due grossi effetti, uno capacitivo, l'altro resistivo. E in pratica viene indotto un campo elettromagnetico alternato, e questo campo elettromagnetico accumula e rigetta cariche elettriche che iniziano un po' a muoversi come ioni impazziti all'interno del substrato biologico. Questa energia del campo elettromagnetico viene trasferita direttamente al tessuto, e questa energia forma una serie di correnti di spostamento che vedete in questa immagine alla destra.
Quindi, per chiarire meglio, l'oscillatore a radiofrequenza fornisce la gamma di frequenza di 485 kHz e il modulatore determina la potenza applicata agli elettrodi in funzione degli effetti desiderati, se resistivo o capacitivo, e quindi modula il segnale con una frequenza variabile. Poi vi è un'unità di controllo e il circuito di controllo della corrente che verifica che il circuito si chiuda sull'elettrodo neutro. Quindi qui vedete l'immagine dell'impianto, se vogliamo dire, della macchina da TECAR terapia o da diatermia capacitivo-resistiva. Preciso a questo punto che per il medico sarebbe più corretto prescrivere diatermia capacitivo-resistiva, perché la prescrizione di TECAR terapia è come prescrivere a tutti l'uso della Fiat e non delle automobili in generale. È chiaro che però chiunque di noi è abituato oramai a scrivere TECAR, perché è stato appunto il primo prodotto che abbiamo potuto prescrivere in questo ambito di cura. Quindi la diatermia capacitivo-resistiva determina questa interazione elettromagnetica secondo un campo, un contatto capacitivo, un contatto resistivo. Vedete qua in basso la piastra neutra che viene messa nell'area, in una zona più o meno vicina all'area da trattare, naturalmente viene cosparsa di un materiale conduttore, e quindi a questo punto si pone, per esempio, nel trattamento della regione posteriore del dorso, viene posta sulla faccia ventrale dell'addome. Il generatore di corrente funziona a frequenze comprese tra 0,4 MHz e 0,5, questo abbiamo detto, e questo movimento e queste forze di attrazione e repulsione determinano un po' quello che alcuni definiscono il massaggio profondo dei tessuti. Adesso parliamo del modello resistivo. Il modello resistivo è caratterizzato dal fatto, e se mi seguite con la freccia, vedete, io sto mostrandovi il generatore, che è questa immagine qui in basso a destra, vedete il generatore, l'applicatore, che non è altro che una piastra metallica in acciaio. Ecco, il generatore viene poggiato sulla cute, e può avere due substrati, uno che è quello un po' più superficiale, se vogliamo dire, cioè quello del tessuto sottocutaneo del muscolo, l'altro che è l'osso, insieme all'osso i tendini, i legamenti profondi e così via. E nel caso della corrente resistiva, della modalità resistiva, le cariche si concentrano prevalentemente a livello più profondo, quindi, se vogliamo dir così, dell'osso, e quindi il contatto dielettrico si forma prevalentemente in profondità. D'altronde noi possiamo, sempre nel resistivo, modulare la temperatura o comunque la potenza, per meglio dire, quindi possiamo considerare basse potenze, medie potenze, oppure alte potenze, e in questi tre casi chiaramente avremo delle temperature diverse, ma aumentando la potenza avremo temperature superiori. Questo vorrà dire che se vogliamo andare in profondità a temperature molto molto più alte dovremo utilizzare il resistivo a alta potenza. Adesso invece analizziamo ciò che avviene nella modalità capacitiva. La modalità capacitiva vede la piastra di prima, come cerco di mostrarvi con la freccia, vede la piastra rivestita di ceramica e quindi viene praticamente isolata. E quindi in questo caso, l'immagine la vedete qui alla destra di questo manipolo, che è un manipolo capacitivo, che è isolato rispetto al modello resistivo. Questo determina il fatto che le cariche si distribuiscono esattamente su tutto il campo che sta tra il generatore, quindi
il manipolo e la piastra di riferimento che sta qua dietro. Vedete, la distribuzione delle cariche è uniforme. Va bene, Francesco, posso andare avanti? Va benissimo, prof, siamo tutti attenti. Oddio, fatemi, fucilatemi se dico cose sbagliate, mi raccomando. No, no, prof, vada alla grande. Allora, continuo. Quindi il modello capacitivo in pratica distribuisce le sue cariche, i suoi ioni, se possiamo dire così, in una maniera più diffusa rispetto al modello resistivo. Ciò cosa vuol dire in soldoni? Che anche qui io posso lavorare sulla potenza e quindi aumentare, mettere da una minima potenza ad arrivare a una potenza massimale che vedete sulla destra. E quindi parlerò di una low lever effect, quindi un effetto a bassa potenza, di un effetto a media potenza, di un effetto ad alta potenza. Però in questo caso la distribuzione è completamente diversa rispetto al resistivo, perché il resistivo andava sull'osso, invece il capacitivo viene distribuito anche sulle parti superficiali dei tessuti, quindi se vogliamo dirla in maniera più chiara, sui muscoli, sulla cute, sul sottocute. Adesso cerchiamo di parlare del meccanismo d'azione. Il meccanismo d'azione anche qui ci deve ricordare come esistono, e quindi vedete bene gli elettrodi sia capacitivi sia resistivi, e come detto l'elettrodo capacitivo è in acciaio, sostituibile perché ne esistono di diverse forge e rivestite da materiale isolante, il resistivo invece in acciaio non è rivestito ma anch'esso sostituibile, perché è chiaro che se devo utilizzarlo su un muscolo della faccia utilizzerò un elettrodo più piccolo rispetto a quello che uso ad esempio sul retto femorale. E quindi è bene sapere che in pratica i principi, e insisto su questo, sono sempre quelli della diatermia, solo che questa macchina permette al sistema di essere, come dire, più semplice e più facile, e rende le cose più facili nel trattare diversi strati cutanei e corporei. Abbiamo tre componenti, tre effetti importanti: il biochimico, il termico e il meccanico. E il biochimico naturalmente agisce a livello del biocellulare, quindi determina un migliorato bilancio di eventuali disordini enzimatici degli adipociti, può aumentare il metabolismo cellulare, può aumentare il microcircolo e la vasodilatazione. Questo è l'effetto biochimico. L'effetto meccanico è proprio dato dall'effetto meccanico di queste particelle che si muovono a livello del substrato, quindi il bilanciamento che di ogni disordine enzimatico, per esempio negli adipociti, l'incremento della velocità dei fluidi corporei, il rinforzo delle pareti basali e un miglioramento del drenaggio linfatico. Terzo effetto è l'effetto termico, ovviamente l'effetto di Joule, conosciutissimo, in cui si crea una resistenza interna che viene dissipata in calore e quindi produce calore all'interno. E naturalmente questo effetto terapeutico del calore, ovviamente in maniera particolare, viene determinato dal wattaggio. A livelli più bassi producono meno calore, livelli più alti determinano un calore anche molto quasi insopportabile. Ritorniamo al discorso della modalità capacitiva e della modalità resistiva. La modalità capacitiva, ricordiamocelo, prevalentemente più superficiale sui muscoli e sul tessuto sottocutaneo. Se usiamo bassi livelli energetici avremo un effetto atermico, ovviamente, perché non otterremo effetto Joule o lo otterremo in minima parte, effetti biostimolanti sulla trasformazione di ADP in ATP, e avremo anche un incremento dei processi proliferativi. Se aumentiamo il wattaggio tra 100 e 200 watt, inizieremo ad avere un effetto termico, aumenteranno gli effetti biostimolanti e aumenterà anche la velocità di flusso del sangue capillare. Se utilizziamo ancora sempre con il capacitivo livelli energetici alti, avremo un alto effetto termico, quindi andremo più a stimolare l'alta temperatura, per intenderci, e ricordiamoci, specialmente a livello di muscoli e tessuti sottocutaneo,
cutanei e determineremo ampia vasodilatazione e un aumento del drenaggio linfatico. Questo per quanto riguarda il sistema capacitivo. Vedete questo elettrodo? Il fisioterapista o il medico, perché in alcuni casi è anche il medico che utilizza questo sistema con grande soddisfazione, comunque il fisioterapista e il medico possono utilizzare questo elettrodo che vedete qui in immagine, scusate, e deve essere mosso in continuazione sulla cute per evitare ustioni, quindi l'elettrodo capacitivo va mosso sulla cute. Il movimento e l'energia stimolano il drenaggio linfatico, cioè se io muovo l'elettrodo, un fisioterapista bravo fisioterapista che conosca bene la tecnica riesce a drenare bene anche i vasi linfatici. E ricordiamoci anche che la modalità capacitiva può applicarsi durante sedute di terapia manuale dedicate all'infodrenaggio oppure alla riparazione tessutale superficiale, per esempio vediamo che si può utilizzare su cicatrici o altro. Questo per quanto riguarda il capacitivo. Passiamo adesso al resistivo. La modalità resistiva, viceversa, interviene più profondamente. Ricordatevi l'immagine di Darson Wall. Insomma, arriva molto più in profondità. E quindi agisce su osteo, su osso, su periosteo, su capsula, tendini, legamenti, aponeurosi. E l'elettrodo resistivo, viceversa, può essere posizionato, come vedete in questa immagine, per un lungo periodo, senza pericolo di ustioni, permettendo una profonda e omogenea endotermia, e attraverso questa iperemia indotta dall'endotermia si può migliorare i processi metabolici profondi, naturalmente facilita i fisiologici processi metabolici intracellulari, e in questo caso la modalità resistiva, cioè questo elettrodo che vedete in questa immagine, può essere utilizzato dal fisioterapista che ne conosca la tecnica anche durante sedute di terapia manuale dedicate all'allungamento e al rinforzo muscolare e alla coordinazione muscolare. Cioè può essere applicato in maniera fissa su, per esempio, immaginatevi un tendine che si sia infiammato o un periosteo infiammato, e mentre si applica l'energia si può muovere il muscolo corrispondente o si può allungare o anche, se vogliamo, rinforzare con qualche rischio in più il muscolo stesso, quindi si può fare fisioterapia associandola a concetti di esercizio terapeutico. Quindi bene ricordarvi questa differenza: da una parte la modalità resistiva, dall'altra la modalità capacitiva. Qui entriamo in un concetto che a me è molto caro, quello dello specifico patologico. Cioè mi sembra, sembra oramai inusuale dovere ancora, non inusuale, ma non perfettamente chiarificante, parlare di tendiniti o parlare di, per esempio, di cura della tendinite dell'epicondilalgia e viceversa dell'entesopatia dell'epicondilo invece in maniera diversa da entesopatia di altra natura in altra zona del corpo. Cioè secondo me bisogna in primo luogo comprendere meglio lo specifico patologico, cioè cos'è che determina il quadro patologico, e in questo caso vi mostro un elenco di specifici patologici sulla destra e sulla sinistra il modo con cui potrebbero essere curati. Per esempio, uno stato algico logoregionale è meglio probabilmente, oppure un edema, una stasi linfatica, un'infiammazione logoregionale, o una fase acuta di una patologia traumatica, un immediato postoperatorio, una lesione muscolare in fase acuta, indipendentemente dal fatto che la lesione muscolare sia sul retto femorale e non su un bicipite femorale, per intenderci, ma comunque una lesione muscolare in fase acuta e una tendinopatia sono da aggredire prevalentemente cercando uno specifico terapeutico che sarà quello dell'incremento del microcircolo. Se invece ci troviamo di fronte a una riduzione dei noduli, cioè vogliamo ridurre un nodulo fibromialgico, la dottoressa sicuramente Sabrina si ricorderà
abbiamo faticato a ricordarci del concetto di nodulo fibromialgico oggi pomeriggio. Comunque, la riduzione di un, se vogliamo sperare di arrivare a una riduzione di un nodulo fibromialgico, oppure di un miglioramento del tonotrofismo muscolare, oppure vogliamo cercare di migliorare un deficit circolatorio, oppure ancora un impingement articolare, oppure addirittura vogliamo intervenire su un asma o su un'insufficienza respiratoria, dobbiamo cercare di fare uno specifico terapeutico che è quello della vasodilatazione. Ancora, se vogliamo cercare di intervenire su un altro specifico patologico, che è la rigidità articolare, la tendinosi, le infiammazioni croniche, le fibrosi, gli infedemi, allora in questo caso dovremmo cercare di lavorare sull'incremento della temperatura e quindi come specifico terapeutico dovremmo scegliere l'incremento della temperatura. È chiaro che chiunque operatore si dovrà chiedere se quella energia arriva là dove deve colpire, perché se speriamo, ad esempio, adesso faccio un esempio su un altro trattamento, che una mesoterapia possa agire su un dolore profondo d'anca, vuol dire che forse non abbiamo capito bene come quella, qual è il meccanismo d'azione della mesoterapia, perché mai la mesoterapia con 4 mm di ago può arrivare a determinare variazioni su un dolore profondo come quella di una capsula articolare dell'anca. E allo stesso modo dovremmo sempre chiederci, nel caso della diatermia capacitivo-resistiva, se quella energia riesce ad arrivare là dove noi ci prefiggiamo che arrivi a curare questo tipo di specifici patologici. Questa slide mi ricorda come spesso il fisioterapista lavora, secondo me in modo molto corretto, facendo una prima fase capacitiva, che è una fase di preliminari, e appunto qui ci rifacciamo un po' al discorso del professor Oliva, che parlava di una, se vogliamo, di una lezione un po' hot, perché abbiamo una fase preliminare che viene fatta su base capacitiva per preparare i tessuti e drenare un po' la parte linfatica muscolare, migliorare la flessibilità. Poi si passa a una fase resistiva che serve ad agire un po' più in profondità, e poi conclusivamente in terza fase si chiude con la fase capacitiva, che può essere una fase di drenaggio dopo l'esercizio svolto nella fase resistiva. Diciamo che non si riesce di il tempo, la tempistica di queste tre fasi che vengono fatte una dietro l'altra dipende dall'abilità di scelta dell'operatore, ma in genere possiamo dire che la fase resistiva è il doppio della fase capacitiva iniziale e che la fase finale conclusiva capacitiva è la stessa della capacità della fase capacitiva iniziale, ma sono dei disegni che ancora terapeutici, che sono ancora in fase di studio. E io prego tutti quanti coloro che stessero già applicando la tecarterapia di considerare una massima fondamentale: se la tecarterapia non fa effetto dopo le prime 3-4 sedute, è meglio sospenderla, perché evidentemente stiamo utilizzando un sistema che non è in grado di curare quello che ci prefiggiamo. Quindi in questo caso il medico dovrà modificare evidentemente lo specifico patologico e cercare un'altra natura, un'altra causa a quel dolore. Però vi prego, non andate mai oltre 3-4 sedute, che potrebbero, se non vi sono ovviamente variazioni cliniche, clinico-funzionali. Passiamo a una rapida carrellata di applicazioni terapeutiche. Campi di applicazione. Le volevo solo ricordare, siamo quasi a 40 minuti, quindi va benissimo. Grazie. Siamo assolutamente nei... Grazie Francesco, ma siamo proprio alle ultime slide, quindi campi di applicazione sono prevalentemente la medicina riabilitativa, la medicina dello sport e la medicina estetica. La medicina riabilitativa nei disturbi muscoloscheletrici, negli infedemi, nell'insufficienza venosa, può essere utilizzata anche nei programmi rieducativi fisioterapici strumentali dopo il trattamento chirurgico ortopedico. Disturbi muscoloscheletrici, vedete, nelle distorsioni, nelle disfunzioni tendine, nelle lesioni muscolari. Nell'articolazione della spalla viene utilizzata nella sindrome della cuffia dei rotatori e nelle capsuliti adesive. Vedete nelle immagini a destra, che sono immagini recentissime, l'applicazione, il metodo che noi utilizziamo per l'applicazione della diatermia.
Ricordo che abbiamo anche fatto nel passato uno studio per la palla emiplegica con dei buoni risultati. Abbiamo utilizzato la diatermia capacitiva resistiva nella riduzione del dolore della spalla dell'emiplegico. Viene utilizzata sia nelle epicondriti sia nelle epitrocleite. E viene utilizzata nell'articolazione del polso in modo assolutamente ragionevole, perché in questo caso l'osso è abbastanza superficiale. Nella colonna cervicale, nel caso di artrosi cervicale o di radicolopatia cervicale, idem a livello di colonna lombare. Nella articolazione dell'anca, nella osteoartrosi dell'anca, nella sindrome pubalgia e nella sindrome del piriforme. Vi faccio notare qui in questa immagine che bisogna sempre usare naturalmente tra condensatore, cioè tra manipolo e cute, un strato di gel conduttore, che deve essere in genere un gel conduttore dedicato, quindi vi consiglio di usare i gel conduttori che vengono prodotti da questa per questo scopo. Articolazione del ginocchio, anche qui con dei discreti risultati nella cisti di Bacher, nelle condropatie, nell'osteartrosi del ginocchio. Pensate quanto è diverso l'uso della TECAR se si usa nella condropatia, e quindi bisogna arrivare a livello, almeno cercare di arrivare a livello condropatico, quindi più profondo, oppure nella cisti di Bacher, che è una struttura più superficiale. Articolazione di caviglia, infiammazione del tendine di Achille, per esempio, poi nelle metatarsalgie, nelle fasciti plantari e nelle entesopatie calcaneari. E naturalmente i nostri amici ortopedici sanno quanto è utile questo sistema, cioè la diatermia capacitivo-resistiva, nell'uso del post-chirurgico, anche perché questo sistema l'uso di mezzi di sintesi non controindica l'uso della diatermia capacitivo-resistiva, perché si è visto con chiarezza che la diatermia capacitivo-resistiva non determina aumenti di temperatura a livello del mezzo di sintesi. Ancora un'azione antalgica, vedete ancora un altro campo di azione su cui è stato pubblicato un lavoro interessante, sull'azione antalgica nella sindrome dell'arto fantasma. Poi l'infedema, e in questo caso ci sono dei fisioterapisti veramente in gamba che riescono a utilizzare questo sistema once a week, una volta a settimana, in aggiunta all'infodrenaggio manuale, per ridurre quadri anche di linfedema cronico piuttosto complesso. Poi in medicina dello sport, neanche a parlarne, nasce dalla medicina dello sport come prevenzione degli infortuni e come lesioni nelle lesioni acute e croniche. Vedete qua per esempio l'uso della TECAR a livello preventivo nell'ambito dei danzatori. Finisco gli ultimi tre minuti, Francesco. Parliamo di una cosa. No, ma vada pure tranquillamente. Parliamo delle controindicazioni, perché come sempre bisogna mettere un accento su tutto ciò che controindica l'uso di questo mezzo fisico. E le controindicazioni sono quelle. Forse ho esagerato un po' come mia abitudine, però chiaramente i pacemaker cardiaci sono comunque una controindicazione, direi relativa. Però è meglio sempre evitare che una applicazione di diatermia capacitivo-resistiva possa scoppiare, possa determinare un rallentamento, una rottura del pacemaker. Naturalmente la gravidanza, e questa è un'altra controindicazione, più che altro utile per proteggere il feto, non per la madre, nel senso che la madre potrebbe anche effettuare il trattamento, ma non conosciamo se vi sono effetti a lungo periodo sul prodotto del concepimento. Se vi è un ipo o un'anestesia cutanea, quindi un buon fisioterapista controlla sempre se la zona da trattare è ipoestesica o anestesica, perché è chiaro che se si applica per esempio un alto wattaggio su una cute anestetica rischiamo di ustionare. Ricordiamoci che se usiamo un wattaggio resistivo a wattaggio alto, la ustione arriva dal profondo, quindi non arriva dalla superficie, quindi andiamo a ustionare profondamente e dopo qualche ora vediamo comparire come un iceberg dal fondo, vediamo comparire la ustione, che in genere è ancora più complessa da curare perché è un'ustione profonda, quindi stiamoci molto attenti.
Le neoplasie sono sempre delle controindicazioni, le infezioni cutanee, perché è naturale l'uso della tecar potrebbe propagare l'infezione, trombosi venose profonde, perché non bisognerà mai rischiare di far partire un ulteriore embolo da una trombosi, e quindi è meglio stare sempre molto prudenti sia nella terapia manuale sia nell'uso della tecar. Le artriti infiammatorie, questa è una controindicazione relativa, perché se la si usa in atermia, cioè in bassa wattaggio, anche l'artrite infiammatoria può avere dei risultati dall'utilizzo della tecar, però in generale sarebbe meglio evitare. Effetti collaterali li abbiamo già citati. L'uso, da uso improprio, da inesperienza, oppure a volte la ceramica danneggiata, delle vecchie macchine davano determinavano al momento di staccare l'elettrodo alla cute delle schicchere elettriche, perdonatemi il termine, ma comunque delle scariche elettriche molto fastidiose, e quelle potevano essere determinare delle propagazioni di lesioni. Quindi ustione da uso improprio, e anche l'uso di creme improprio può determinare accumulo di cariche e quindi ustione. Irritazione della pelle, anche qui l'uso di creme non adatte può determinare irritazioni, e l'intensificazione del dolore locale, che però in genere noi fisiatri sappiamo bene che a maggior dolore corrisponde una maggiore efficacia della cura, quindi l'intensificazione del dolore locale potrebbe essere il segno che abbiamo colpito laddove volevamo colpire. Bene, signori, io credo di essere arrivato della diretta, ringrazio tutti voi che mi avete seguito. Grazie. Complimenti per la presentazione, ovviamente. Io lascerei adesso la possibilità a tutti quelli che ci stanno seguendo di fare delle domande, chi volete. E, Roberta tra un po' apparirà, quindi sicuramente pure lei sarà, diciamo, pronta per fare domande. Eccomi. Roberta, vuoi iniziare tu? Perché io ho diversi problemi con la tecar terapia. No, beh, sicuramente è uno strumento che può essere utilizzato in tanti ambiti, sicuramente per la gestione del dolore, dell'edema, anche come diceva prima il professore, nei danzatori, negli sportivi in generale, a scopo preventivo, in pre e post performance, insomma, può essere sicuramente un ottimo strumento da utilizzare. Insomma, potrebbe essere approfondito, magari farei qualche domanda in particolare più sullo sportivo eventualmente. Tanto spesso si parla di, ad esempio nel calciatore si fa molto spesso la tecar, quindi chiederei di approfondire questo aspetto se possibile. Senti, affetto, io sto leggendo una domanda di Daniela. Sì, gliele aggiungo io. Allora, bene, allora io prima rispondo a Roberta. Ah, Roberta. Ho sbagliato? No. No, prego. No. La tecar, forse uno dei problemi, se vogliamo dirlo per paradosso, di questa strumentazione è che è stata da subito utilizzata da atleti di altissimo livello, tanto che in alcuni casi, atleti, torno a ripetere, di altissimo livello, si facevano venire il fisioterapista in tutte le parti del mondo per poter essere trattati con i sistemi tecar. Perché dico che tutto sommato è un lato negativo? Perché questo risultato sull'atleta ha, se vogliamo, inizialmente bloccato la ricerca, perché tanto le macchine vendevano appunto perché gli atleti di altissimo livello la ricercavano e si trovavano bene, la utilizzavano e la utilizzano ancora, sia in una fase pre-prestazione sia in una fase post-prestazione, quindi sia prima sia dopo la partita, ad esempio, sia prima sia dopo i 100 metri, sia prima o dopo la maratona. Uso questi termini sportivi perché non era mono sport la tecar, non è stata utilizzata soltanto in uno sport, ma in diversissimi sport, dal motociclismo fino ad arrivare all'atletica leggera, al tennis, al calcio e a tutto quanto, diciamo, lo sport professionistico, è arrivata pure in America e così via. Quindi quello che penso di questo sistema è che certamente può essere utile nello sportivo, anche in fasi preventive,
il fisio è molto molto operatore dipendente come sistema, e quindi non è un'applicazione generica di un mezzo fisico che accendi la macchina e te ne vai via. Devi applicarla in maniera molto cosciente. Quindi il fisioterapista, se vogliamo, se mi posso dire così, fatica. Fa fatica a stare 30 minuti, 40 minuti sul paziente, se la fa bene. E specialmente deve usare tutte quelle spiegazioni di concetti capacitivi, resistivi, lo specifico patologico, per poter curare un atleta. Voglio dire anche che non è monotematico l'uso su un atleta, se quell'atleta faccio sempre quello, no, dipende dalla situazione del momento di quell'atleta. Non so se ho risposto a questo. Sì, prof, sì. Proviamo a rispondere, diciamo, a questi, tanto verranno fuori le domande, proviamo a rispondere a questa qui. È molto molto interessante questa domanda che mi fa la dottoressa Nizzardelli, mi chiede tanto, chiede se può essere utilizzata in un paziente affetto da trisma a posto disfunzione della temporomandibolare. E sì, direi di sì, bisogna dire però che l'uso della TECAR, della diatermia capacitivo-resistiva sul ramo corpo mandibolare, deve essere anche in questo caso applicato con estrema cura da parte del fisioterapista, dell'operatore, perché secondo me non bisognerebbe mai usare wattaggi eccessivi, e specialmente bisogna usare una testina molto piccola. E io consiglierei alla collega di applicarla per 3-4 volte, 5 volte, poi si vede se si ottiene su questo specifico patologico si ottiene un risultato, dopodiché eventualmente continuarlo. Però torno a ripetere, io non l'ho mai usata su questo tipo di disfunzione. Oh, che onore! Alessio Giaivia, finalmente dico sicuramente. Prego, prego. Il cognome di Alessio. Ciao Alessio. Allora, sì, è vero, esattamente quando inizierebbe il trattamento, hai ragione Alessio. Verissimo. Alessio, leggo la domanda che è circostanziata, è molto efficace. Ho parlato di tecarterapia nella fase acuta delle lesioni muscolari, esattamente quando inizierebbe il trattamento. Nella fase acuta non c'è il rischio che l'aumento della circolazione locale possa incrementare l'ematoma? Può aumentare il rischio di insorgenza di calcificazioni eteropotopiche? Ovviamente, Alessio, non perché io ti ritenga un mio allievo, diciamo, purtroppo secondario, perché tu hai altri grandi maestri, però hai fatto una domanda molto intelligente. E in realtà, quando io parlavo di intervento di diatermia capacitivo-resistiva in modalità resistiva a bassissimo wattaggio, intendevo proprio questo, perché se tu usi dei bassissimi wattaggi ottieni soltanto l'effetto, come dire, non l'effetto di iperemia, non l'effetto di calore, la fai in atermia, la diatermia capacitivo-resistiva, la tecarterapia, e quindi in quel caso dai uno stimolo che, se vogliamo dir così, è uno stimolo biologico, ma non credo che in quel modo si possa determinare, usando quindi a bassissimi wattaggi, si possano determinare calcificazioni o incrementare ematomi, non credo. Devo dire che faccio mia anche delle considerazioni di un vecchio medico dello sport, vecchio ovviamente come professione ma non come età, che è il mio amico Carlo Tranquilli, che pure lui usa il resistivo piazzato lì là nella sede di lesione muscolare senza, a bassissimi wattaggi e per pochi minuti. Quindi la domanda è corretta, però forse usando... Oh, dottoressa Silvestri, dottoressa Prof, non c'è bisogno che legge che legge tutta la domanda, tanto tutti la leggiamo. Bene, così ottimizziamo i tempi. Hai ragione. Allora, questa è una bellissima domanda, direi bellissima comunque, ma in questo caso è anche interessante la domanda, perché io devo leggerla però la domanda, Francesco, perché se non la... C'ha ragione, scusi.
Dopo quanto tempo hai fatto trattamento? Io ormai post-operatorio, intervento chirurgico ortopedico. Ma vedi, Silvia, ti spiego, tu la diatermia capacitivo resistiva la puoi utilizzare con specifici patologici diversi, diciamo quasi fin dall'inizio, perché anche tu, io penso che tu parli di, per esempio, protesi d'anca, vabbè, allora devi forse è meglio aspettare che si cicatrizzi la ferita chirurgica. Se è una ricostruzione di crociato, dire di no, lo puoi stare anche subito a bassi wattaggi, cercando degli specifici patologici precisi. Se invece la usi nel caso di una protesizzazione d'anca, viceversa, io aspetterei comunque, sarebbe più prudente aspettare quella settimana o due settimane che permettano la chiusura della ferita e quindi in questo modo mandare avanti il... Ricordo però, la domanda è interessante anche per questo motivo, perché la diatermia capacitivo resistiva è solo un programma rieducativo funzionale che viene applicato nella fase riabilitativa complessiva di una persona operata d'anca. E quindi è solo un programma che viene anche associato, che ne so, al programma ortesico, al programma fisioterapico, ad altro programma fisioterapico strumentale, all'esercizio terapeutico. Quindi il progetto riabilitativo è un collage di interventi diversi. E ricordo quella massima che se la TECAM non è utile dopo la terza o quarta seduta, va secondo me sospesa. Altre domande? Prof, posso farle io una domanda cattiva? Certo, fai, anzi, benvenga. Tanto giusto per... No, voglio dire, ma secondo lei, vabbè, no, secondo lei, io la sua opinione, secondo lei non è una terapia fisica sopravvalutata la TECAR terapia? Nel senso che... La domanda è come al solito. Considerato il fatto che sia una, allora, intanto, cioè, il concetto è questo: è una terapia comunque privata che non viene passata al sistema sanitario nazionale, no? Mi sembra, almeno per quello che sono le mie conoscenze. E io non conosco un centro di riabilitazione dove non ci sia la TECAR terapia, cioè praticamente è talmente diffusa una macchina o un'altra, e evidentemente ci sono anche macchine sul mercato che sono di minore qualità rispetto a quelle che sono magari state le prime aziende che le hanno prodotte oppure che hanno fatto un'evoluzione, no? Però comunque quello che chiedo io, dato che comunque è un fenomeno molto, cioè l'incidenza dell'uso della TECAR terapia è molto italiano rispetto a tanti altri paesi, per esempio, non so, Stati Uniti oppure Nord Europa, dove comunque magari, e comunque come ci siamo già detti, non c'è un evidence based medicine su tutto quello che è l'uso. Noi fatto nelle nostre linee guida, per esempio, non troviamo mai pubblicazione, quindi magari, ed è comunque una tecnica usata da diversi anni, quindi per le motivazioni che prima le ha spiegato, visto che è considerato che veniva usato solo da sportivi di altissimo livello e poi le mode eccetera eccetera. Io continuo a vedere, per esempio, parecchi pazienti che hanno fatto 10 TECAR terapia, non hanno risolto il problema e poi hanno fatto altri tipi di diagnosi oppure altre terapie oppure sono passati a interventi chirurgici eccetera eccetera. Quindi mi chiedo, una razionalizzazione della TECAR terapia oppure un'indicazione più specifica, anche più ricerca su questo? Per questo era la domanda, era un po' provocatoria, se è sopravvalutata rispetto a quello che invece sono le reali. È una domanda. Se tu consideri, Francesco, non so perché c'è un ritorno. Comunque, hai visto quanto ho insistito sul concetto delle tre sedute, tre o quattro sedute. Se non vedi risultato, devi interrompere. Proprio per questo motivo, per evitare che poi si sopravvaluti. Vengono da me tanti pazienti in ambulatorio a dirmi: ma sì, ho fatto la TECAR, sembra quasi il segno della croce per noi cattolici, cioè qualcosa che deve essere fatto senza uno specifico particolare. Invece non è così. Prima devi trovare lo specifico patologico, dopodiché la devi usare e usarla in maniera corretta. E credimi, Francesco, non è semplice usare la TECAR in modo corretto, non è semplice, perché devi scegliere
sia l'elettrodo, sia le temperature e così via. E poi interrompere allorquando viene, allorquando non ha risultati. Credo che bisogna fare tanta ricerca su questo strumento, perché in effetti poi vedi pazienti, ci sono pazienti che sono assolutamente euforici, ci sono pazienti viceversa che vengono da te dicendo non è servito a nulla. E quindi potrebbe essere, anche l'ISMUT potrebbe avviare uno studio, una ricerca sul campo su questo argomento. Beh, io credo che ce ne sia bisogno, perché comunque lo specifico patologico è spesso difficile da capire, cioè non tutti hanno comunque la capacità di andare a capire, perché quando parliamo per esempio dolore alla spalla, cioè dobbiamo fare una corretta diagnosi, cioè, quindi diciamo sempre le stesse cose. Ora è chiaro che se comunque il paziente va dal professor Foti o va da dottoressa Palumbo, che queste cose bene o male le sanno, diciamo, a un certo livello, è una cosa. Se poi dopo però nella pratica quotidiana, questo, la verità non è questa, perché comunque si applica questa cosa a qualsiasi cosa. Ma la ISMUT potrebbe poi ovviamente risultare un progetto di studio, prendendo quei 5, 6, 10 operatori che siano disponibili in Italia, che conoscano la metodica, che abbiano possibilmente, direi, un'omogenea, una macchina omogenea all'inizio, adesso sto buttando giù un progetto di ricerca, e che lavori magari su uno specifico patologico soltanto, e provare se questa macchina sia, se questo strumentario possa realmente funzionare. Però è vero, è sopravvalutato, hai ragione Francesco, però credimi che nel mio trascorso, nel mio passato, ho risolto anche diversi casi molto complessi con la diatermia capacitivo resistiva, e quindi credo che sia una linea di sviluppo, di ricerca, che dobbiamo assolutamente portare avanti. No, ma come molte, ma io proprio, cioè in difesa proprio della bontà del concetto. Il concetto è questo: come in chirurgia ortopedica o l'applicazione in medicina rigenerativa, noi spesso usiamo una cosa solo per una questione di moda, e poi dopo bruciamo la bontà della metodologia che abbiamo, perché però, cominciamo a fare. Francesco, io non voglio farti, ma sinceramente noi medici non abbiamo abitudini, ma perché alcuni atleti che ti dico guadagnano 1 milione al giorno di euro si fanno seguire da un fisioterapista, e manco sempre da quello, ma se lo fanno mandare ovunque giocano per fare il trattamento? Se non vedessero dei benefici non farebbero così, e credimi sono tanti quelli, quelli che conosco io. E quindi qualche cosa sto strumento su una macchina perfetta, che come tu sai l'atleta non la possiamo considerare una macchina perfetta, no? Certo, dal punto di vista ma assolutamente lo scheletrico è una macchina perfetta, allora perché loro, che sono degli orologi perfetti, tendono a fare, utilizzare in maniera maniacale questo sistema? Non credo che sia solo per il battage pubblicitario, non credo, credo che loro effettivamente riscontrino un beneficio. Ci dobbiamo lavorare di più, secondo prof, me. Abbiamo l'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere, perché noi non possiamo superare l'ora e 5 minuti per problemi di tecniche, diciamo, di comunicasione, e poi anche perché alle 7:30 gioca Atalanta-Napoli, grazie. Vabbè, certo, dobbiamo andare, no, se mi comporto alle 21, come vedi dietro le mie spalle, vedi? C'è lo scudetto della Magica Roma, lo vedi? Quindi gioca, ecco, appunto, prof, in bocca al lupo per stasera, va sempre Magica. Gioca alle 21:55, non lo so, quindi posso continuare fino alle 10. Vabbè, ma mica possiamo continuare a parlare fino alle 21:55, cioè non è che io con lei posso pure parlare fino a domani mattina, ma gli altri penso rimaniamo solo io e lei. Certo, hai ragione. Roberta, devi uscire. Mi fa una bella domanda, dice: una persona operata di cappa prostatico un anno prima, possiamo utilizzare la diatermia capacitivo resistiva per i dolori pubalgici? Purtroppo, Sergio, io sarei prudente in questo caso, forse solo per un fatto medico-legale, perché se si dovesse poi determinare, speriamo di no nel fattispecie, una metastasi, allora tu medico non ti perdonerai mai di averla prescritta, perché ti rimane il dubbio che tu in qualche minimo
in qualche minimo caso possa aver determinato una ulteriore metastasi. Quindi direi in questo caso specifico di essere prudenti, considerate le vicinanze del pube all'area prostatica. Bene, prof, grazie veramente per tutto. Io lascerei, come al solito, la tradizione vuole a Roberta chiudere con una sintesi finale. Non c'è da fare una sintesi finale, più che altro, insomma, è da considerare quanto ha detto il professore Foti prima rispetto alle corrette indicazioni per l'appunto sull'utilizzo della tecaterapia. Quindi capire quando può essere utile, quando sicuramente va utilizzata oppure sospesa quando non si hanno effetti benefici, è sicuramente da associare ad altre tipologie di trattamento, perché in molti casi la cosa più importante e utile da fare è associare trattamenti differenti, tenendo in considerazione sempre il quadro generale della situazione, per cui lo specifico patologico del singolo paziente. E insomma, queste sono delle indicazioni molto utili per chi si approccia al paziente utilizzando questo tipo di tecnica. Quindi grazie professore per averci spiegato in così poco tempo tutto questo. Grazie a lei di avermi ascoltato e grazie a tutti quanti. Bene. Forza magica. Buonasera a tutti. Ciao. Sempre. Ciao.